Nata a Brescia il 17 settembre 1966, Monica Gasparini ha 57 anni ed è una giornalista televisiva, nota anche in quanto compagna di Ivan Zazzaroni, storico giudice di Ballando con le Stelle. Dopo qualche anno di gavetta in alcune emittenti locali bresciane, Gasparini comincia a farsi strada alla Mediaset. Approda al colosso della TV e dell'informazione milanese nel 1992, anno in cui affianca Massimo De Luca come conduttrice del programma sportivo L'Appello del Martedì. Nel 1993 passa alla redazione di Studio Aperto, dove è conduttrice dell'edizione delle 18. 30 fino al 2006, negli anni successivi continua a lavorare come conduttrice prima al TG5, poi di nuovo a Studio Aperto e infine al rotocalco di Costume Tabloid. In parallelo tra il 2011 e il 2012 appare spesso come opinionista negli studi di Mattino 5. Dal 2012 Gasparini sostituisce Emilio Fede dietro il bancone del TG4, è la caporedattrice del telegiornale e conduttrice dell'edizione delle 18. 55. Nel 2014 la giornalista torna nuovamente a Studio Aperto come caporedattrice centrale e conduttrice dell'edizione delle 12. 25. Ruolo che ricopre ancora oggi, prima di trovare l'amore tra le braccia della conduttrice di Studio Aperto Monica Gasparini, lo storico giudice di Ballando con le Stelle e giornalista sportivo Ivan Zazzaroni, è stato sposato con una donna di nome Cristina Canali. Le informazioni sul suo conto sono purtroppo limitatissime. Canali non fa parte del mondo dello spettacolo e della televisione e tende quindi a tenersi ben lontana dalla luce dei riflettori. Completamente assente dai social, non si hanno purtroppo né notizie sulla sua vita professionale, né aggiornamenti sul suo stato sentimentale. Ivan Zazzaroni, perché è finita con l'ex moglie, c'entra Ballando? Ivan Zazzaroni ha preferito mantenere un certo riserbo circa i motivi che l'hanno portato a divorziare con Cristina Canali. In passato il giornalista si è lasciato sfuggire che la sua ex moglie era in realtà parecchio contraria alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle. I due si sono sposati verso l'inizio degli anni 90 e hanno avuto insieme un figlio, Gian Maria Zazzaroni.